Il serpente giallo, sogni ed illusioni all'ombra della grande guerra. La storia. Allora, la storia, beh, ovviamente si lega ai primi due volumi: Il serpente bianco, intrighi e passioni di fine 800, e Il serpente azzurro, amori e congiure di inizio 900. La storia ricalca tutti quelli che sono i parametri della saga dei Vivaldi, quindi troveremo sicuramente i personaggi che già conosciamo. Ma ne incontreremo tanti altri, nuovi innesti, che comunque sicuramente sono stati necessari per l'evolversi ovviamente del contesto storico. Quindi si parte nel primo volume dal 1875, si chiude il terzo volume nel 1922. Quindi tanti, tantissimi anni, e nonostante tantissimi anni che passano, comunque questi Vivaldi che ne vivono sempre di cotte e di crude, quindi e ne fanno anche di tutti i colori. Il terzo volume è sicuramente più maturo rispetto agli altri due. Non che gli altri due non lo siano, ma il terzo rispecchia ovviamente una realtà e un realismo molto più forte rispetto ai precedenti. Si sogna comunque, ma ci si delude anche molto. E devo dire che i personaggi che mi hanno dato un pochino più il filo da torcere sono stati proprio i nuovi innesti. Beh, con i precedenti ormai c'è una confidenza enorme, siamo diventati ormai amici. E parlo di Rebecca, parlo di Angelica, di Enrico, di tanti altri, di Elena, ex Madame Margot, di Ottavio, ma di Tommaso, di Dora ovviamente, ma ce ne sono tanti altri che comunque invece nella storia questa volta la faranno da padrone e andranno non poco a insidiare la famiglia stessa rispetto a tutte le vicissitudini che ovviamente affronteranno. C'è un ricambio generazionale, incontriamo quindi i nipoti di Rebecca ed Eugenio e quindi i figli di Dora e Tommaso, Flavio e Vittoria. Incontriamo altri personaggi che diventeranno poi chiave all'interno del romanzo. Se vi dice qualcosa un certo Lorenzo Bucci, se vi dice qualcosa un certo Lorenzo Bucci, per chi ha letto i romanzi della saga qualcosa sicuramente gli dirà. Ma ci sono anche tante altre nuove leve, a parte i suddetti, ci saranno ovviamente tante altre realtà che andranno poi a districare la storia in varie parti d'Italia. Noi siamo partiti con il Serpente Bianco che era concentrato soprattutto a Roma e Frascati. Già nel Serpente Azzurro ci allarghiamo ad Albano Laziale. Con il Serpente Giallo arriviamo addirittura a toccare altre realtà, soprattutto quella di Napoli. Una città che sarà molto importante per il proseguo della storia, oltre che Roma, Frascati ed Albano Laziale, che acquisiranno sempre più importanza, e anche un accenno magari a Firenze. Quindi, sotto questo punto di vista, questi Vivaldi si evolvono, ma anche i personaggi stessi, la storia comunque porta questi personaggi e porta la storia stessa dentro di sé. Ovviamente ci saranno sempre amori e passioni molto forti, ma ci saranno anche scelte, scelte dure, scelte importanti e ci saranno soprattutto elementi storici che andranno a influenzare fortemente l'indole dei personaggi medesimi e viceversa. Però questa volta è la storia che la fa da protagonista ed è una storia che andrà fortemente a cambiare anche la psicologia dei personaggi già un po' esistenti. Altri invece nuovi che si magari adegueranno o cercheranno di lottare invece contro questo nuovo che sta avanzando, ma è un nuovo fatto ovviamente sì di tanta speranza nel futuro, ma all'ombra della grande guerra anche di tanta paura, di tanta incertezza e soprattutto di grandi delusioni e paure vere, soprattutto nel 1922 quando poi succederà una determinata situazione storica che poi noi tutti conosciamo in Italia e all'estero. Quindi io spero con questa piccola pillola di avervi un po' incuriosito e spero che il serpente giallo, sogni e delusioni all'ombra della grande guerra, vi appassionerà come vi ha appassionato, come vi hanno appassionato precedentemente i primi due capitoli della saga stessa, dei Vivaldi. Quindi non abbandonate la saga dei Vivaldi perché i Vivaldi hanno ancora tanto, tanto, tanto da raccontare. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi mando un bacio grande, alla prossima! Mm-hmm.